Ora approfondiamo e analizziamo le tematiche legate all'attualità internazionale con chi ci offre punti di vista differenti, come il giornalista Francesco Amodeo. Buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti e grazie. In questi giorni ci sono stati quindi diversi viaggi in Ucraina e anche in Polonia, sia da parte della Premier italiana, da parte di altri comunque personaggi politici, compreso il Presidente statunitense. Come possiamo leggere e interpretare quello che è avvenuto? Sì, se parliamo dell'incontro recente a Varsavia, dove non sembrava di essere ai confini con un teatro di guerra, perché Biden è stato accolto con una scenografia da Hollywood. Tutto perfetto se solo imparasse anche a salire le scalette dell'Air Force One senza cadere in continuazione. Ma scherzi a parte, cerchiamo di spiegare perché era così raggiante. Perché sono davvero incredibili i vantaggi che gli USA stanno ottenendo da questa guerra senza sparare un colpo e senza perdere un solo soldato. In pratica hanno utilizzato un paese esterno come campo di battaglia, dei militari non americani come carne da cannone e l'Unione Europea come bancomat per finanziare armamenti che poi verranno acquistati dalle industrie americane. Veramente una cosa incredibile. Pensate che l'industria degli armamenti, che è una delle principali in America, aveva subito una battuta d'arresto proprio alla vigilia della guerra e ora invece è in crescita esponenziale, perché i paesi NATO sono costretti, ora che hanno finito i propri arsenali, sono costretti a rimpiazzarli, quindi andranno ovviamente ad acquistare da queste grandi multinazionali americane. Tutti i paesi dell'Unione Europea stanno aumentando il budget in armamenti. Pensate che quel famoso 2% del contributo richiesto dalla NATO, che fino all'anno scorso era una chimera perché quasi nessun paese riusciva a raggiungerlo, ora invece è stato fissato come contributo minimo. In più, tra gli altri vantaggi, c'è il fatto che si è fermato il surplus commerciale della Germania, che invece la locomotiva d'Europa sta subendo a causa di questo conflitto una battuta d'arresto, e quel surplus commerciale era molto scomodo agli Stati Uniti. In più è stata separata l'Unione Europea dalla Russia, che era un sogno degli americani. Gli statunitensi si sono sostituiti alle forniture di gas all'Europa, quindi si sono sostituiti ai russi con il loro gas naturale liquido, che è più costoso e di bassa qualità, deve essere trasportato con delle pesanti metaniere e poi deve essere rigassificato, quindi qualcosa che gli americani non avrebbero mai immaginato di poter realizzare. Poi sappiamo che è stato distrutto il Nord Stream, con ogni probabilità proprio per mano americana, quindi è saltato anche il collegamento diretto tra la Russia e l'Unione Europea. E poi, per finire, dobbiamo aggiungere che gli Stati Uniti sono riusciti a compattare l'Europa in una NATO a guida statunitense, in un momento in cui anche la stessa esistenza della NATO prima della guerra era stata più volte messa in discussione. Finisce quindi il sogno dell'esercito europeo e di una Europa che in qualche modo si voleva affrancare militarmente dalla dipendenza dalla NATO e dagli Stati Uniti. Pensate che tutto questo è stato ottenuto in un solo anno, senza sparare un colpo, senza perdere un soldato. Io direi chapeau agli americani, a tutte spese dell'Unione Europea, a tutte spese dei popoli europei e di una Unione che in questo momento si sta assolutamente deindustrializzando. Perché poi gli americani da una parte hanno costretto l'Unione Europea a diventare co-belligerante contro quello che era il maggior fornitore di gas, ma poi con il loro atto per la riduzione dell'inflazione, Inflation Reduction Act, stanno mettendo in crisi le industrie europee. Quindi noi a Napoli diciamo cornuti e mazziati. Non solo, in conclusione, abbiamo ancora pochissimi secondi, stanno anche mettendo in ruolo gli Stati Uniti, diciamo, l'atteggiamento della Cina nei confronti della Russia e quello che sarebbe la loro effettiva posizione.
Sì, assolutamente. Noi sappiamo che il vero nemico degli Stati Uniti, quello capace di togliere agli USA la leadership mondiale, è la Cina e non è la Russia. Quindi questo conflitto gli americani lo vedono come il primo round di un conflitto contro la Cina. E anche questo lo stanno facendo per il momento utilizzando un campo di battaglia esterno. Grazie, ringraziamo Francesco Amodeo, giornalista, per essere stato con noi. Grazie sempre a voi.